S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Cari amici, ben ritrovati. Giovedì 14 novembre, come sempre a quest'ora con noi c'è il sindaco di Salerno, viceministro Vincenzo De Luca. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Cominciamo con quella che è stata definita la vergogna, la farsa, insomma, obiettivamente l'immagine dello sport, del calcio, ma ai noi anche del territorio salernitano, compreso sia Salerno che Nocera, è venuto fuori a livello internazionale quello che è successo al derby tra Salernitana e Nocerina. Vorrei chiederle innanzitutto tutto un suo parere. Mio parere, sicuramente non ho avuto piacere di vedere sulle pagine dei giornali il nome della città di Salerno, ma anche di Nocera, segnalato per questioni così vergognose, francamente. E sicuramente questo ha sporcato un po' l'immagine delle nostre città, tanto più che sinceramente la città di Salerno non c'entra assolutamente nulla, certo, come non c'entra nulla la città di Nocera. E ovviamente in questo c'è stato anche qualche tentativo di sottolineatura, come dire, un po' razzista, perché di fenomeni del genere francamente se ne sono visti in tutta Italia, da Genova a Verona a Bergamo. Io voglio dire due o tre cose, ho evitato anche di parlare in questi giorni perché francamente sono più che amareggiato, disgustato. Diciamo, a volte ti viene voglia di andartene in Svizzera, di prenderti a residenza in Svizzera con tutti i problemi che abbiamo, i guai che abbiamo, pensare di dover perdere tempo anche per queste cose veramente è demenziale. Comunque, la prima cosa che voglio dire, i complimenti ai tifosi della Salernitana, sinceramente si sono comportati in maniera ineccepibile, hanno dato prova di grandissima maturità, consapevolezza, si sono ritrovati in una situazione che poteva determinare anche tensioni, invece no, e questo merita un apprezzamento e anche i miei complimenti sinceramente. La seconda cosa, con grande chiarezza, è che io credo che la città di Nocera sia una città civilissima, che ha una grande storia e che nessuno può permettersi di offendere, neanche la città di Nocera. Credo che un gruppo di scalmanati non possa essere confuso con una città amica, sorella, vicina a noi, non scherziamo, e merita rispetto, quindi c'è una responsabilità ovviamente che riguarda essenzialmente i responsabili della Lega Pro, che in questo caso si sono rivelati di gran lunga al di sotto dei doveri e delle responsabilità che deve avere un'autorità sportiva, che deve valutare per tempo anche le condizioni nelle quali si svolgono gli eventi sportivi. E voglio dire infine, e concludo, che esprimo anche un apprezzamento per le forze dell'ordine e per la questura. Ora è evidente che la scelta che ha fatto la questura, hanno fatto le forze dell'ordine, è una scelta totalmente autonoma nella quale non può intervenire nessuno, come è noto, anche se fra le tante stupidaggini che si sono dette non è stato chiaro neanche questo. La decisione su come si svolge una partita la prende esclusivamente la prefettura e la questura sulla base di proprie valutazioni, non è che possa intervenire qualcun altro. Sicuramente non è una scelta facile chiudere un campo ad una tifoseria, sicuramente c'è amarezza. Esprimo un apprezzamento perché se in questo momento avessimo avuto un morto in piazza non avremmo solo la figuraccia che c'è stata, ma parleremmo in modo molto diverso. Parliamo proiettandoci su un futuro piuttosto vicino, toccando i temi della politica. Perché? Perché siamo abbastanza vicini, l'8 dicembre, alle primarie del PD, ci sono tante dichiarazioni a livello nazionale, a livello anche locale. Qualche giorno fa è stato nostro ospite il deputato salernitano Fulvio Bonavitacola, che ha spiegato, dato le sue motivazioni sul perché sosterrà Matteo Renzi. Io glielo chiedo direttamente, poi insomma a lei tutte le belle cose successive. Lei ha deciso cosa fare? Ma guardi, a me non piacciono le tifoserie, come lei sa, e sa anche che cerco di parlare in genere di cose concrete. Credo che nel panorama che c'è oggi in Italia e per come si è configurata questa battaglia congressuale, credo che Renzi sia una figura positiva, perlomeno dinamica, perlomeno più fresca rispetto a quello che c'è in campo, e quindi a me pare auspicabile un suo risultato significativo. Per me non è una questione di giovani, di vecchi, è una questione di programma, è una questione di cose da fare. L'Italia avrebbe bisogno di una sburocratizzazione
sburocratizzazione radicale, qui bisognerebbe cambiare tutto. Fra l'altro trovo in alcune posizioni che esprime il collega sindaco di Firenze cose che sto ripetendo da anni nell'indifferenza generale, soprattutto di questa parte politica del centro-sinistra. Bisogna affrontare problemi decisivi come quelli che riguardano ovviamente il lavoro e il Sud, che è completamente dimenticato, anche la battaglia che sto facendo qui a Roma, sì. Nella sostanza è la battaglia del Sud contro interessi forti, parliamoci chiaro, questi non vogliono mollare un euro e hanno paura di questo. Poi bisogna affrontare i temi che il centro-sinistra non ha mai affrontato con nettezza, i temi della sicurezza, i temi della riforma della giustizia, Noi per contrastare vicende personali dell'onorevole Berlusconi, sicuramente non edificanti, abbiamo poi finito per non capire che un problema oggettivo c'è e va affrontato in maniera seria. Allora, sono questioni sulle quali bisogna entrare nel merito e bisogna avere una svolta radicale nel nostro paese. Mi pare che l'attuale gruppo dirigente del Partito Democratico sia talmente consumato, logorato, che non è in grado di produrre più niente, molto francamente. Mancano le idee, sostanzialmente. E manca anche qualcos'altro, comunque andiamo avanti. Ci ha fatto capire bene, insomma, diciamo che ci voleva un po' più di coraggio nel fare delle cose, ecco, diciamo così. Beh, le chiedo solo questo, da molto tempo il sindaco di Firenze va dicendo sostanzialmente quello che lei giustamente diceva, io dico da molti anni, e che cioè bisogna andare sul territorio a capire i problemi della gente quartiere per quartiere, quindi effettivamente quel famoso partito dei sindaci di cui spesso Matteo Renzi parla, lei lo vede come qualcosa di concreto? Cioè, può andare... il partito dei sindaci no, non ci ho mai creduto, neanche quando a metà degli anni 90, seconda metà, questa frottola qui riguardava alcuni sindaci di tante città d'Italia. No, non ci credo, queste sono stupidaggini. Quello che ovviamente emerge è che quando hai fatto un'esperienza sul territorio, questo sì, quando fai l'amministratore, quando stai a contatto con la gente, quando vai nei quartieri, anche in momenti così difficili come quelli attuali, no? Dove l'unico che trova la gente è il sindaco davanti a sé. Ma è chiaro che questo ti fa maturare una sensibilità, perfino un linguaggio che è completamente diverso rispetto ai tanti morti della politica nazionale che nascono, come dire, dalla palude burocratica romana. Il 99% dei gruppi dirigenti di tutti i partiti nascono dal nulla, sono presi in laboratorio. Allora, in questo senso, chi fa un'esperienza di amministratore in realtà di frontiera è in grado di capire meglio e di avere più concretezza anche nell'affrontare i temi del governo. Se io penso soltanto alla vicenda dell'IMU, per me, che sto vivendo anche come sindaco la vicenda dell'IMU, sarebbe bastato che ci fossimo visti in due o tre che hanno esperienze sul territorio per spiegare a Letta e chi ha fatto la proposta, che saranno poi tre o quattro burocrati della ragioneria dello Stato, che stavano proponendo nella legge di stabilità una imbecillità pura. Non c'è dubbio che quando fai un'esperienza sul campo e non sei frutto dei burocrati romani, è chiaro che hai tutt'altra sensibilità per i problemi concreti. Vedremo allora, perché l'8 dicembre è vicino, poi magari ne ragioneremo dopo, cercando di capire quali saranno i panorami, gli scenari che si apriranno. A questo punto naturalmente non solo nel PD, perché poi, a parte che nel PDL c'è una guerra intestina, insomma, ma non è una da riflettere in questa circostanza. Diciamo che è una bella gara, la più ammuina. mi sa di sì che adesso, insomma, c'è di che, diciamo che da giornalisti ci danno a livello nazionale anche molto di cui parlare. Al di là di la verità, voi vi tirate su da soli anche quando non c'è niente da dire, le palle. Non generalizziamo. Fatemi fare un po' di polemica. Ecco, se no, altrimenti ci manca. Non generalizziamo, sindaco, perché insomma noi speriamo di riuscire. Una generalizzazione, ecco. Ma è una fatica pure stare dietro alla quantità di palle. Però insomma, andiamo adesso a cose concrete che ci interessano molto.
e torniamo nella città di Salerno, perché pare, e i dati sono abbastanza di conforto, che per Natale ci sia il sold out, quindi tutto esaurito nella città di Salerno, naturalmente per Lucida Artista, e insomma si stanno facendo un po' anche di aggiustature necessarie, visto che è un'avventura nuova invece per la metropolitana. Ci siamo abbastanza dilungati, però io naturalmente insomma le chiederei anche un ultimo parere su questi due elementi fondamentali per lo sviluppo della città di Salerno. Di che cosa abbiamo parlato, diciamo, in questi minuti? Abbiamo parlato di guai. Abbiamo parlato di cose che per un verso ti amareggiano, per un altro verso ti sconfortano, ti creano tensioni. Bene, Salerno è un'eccezione nel panorama nazionale. Quando parliamo di Salerno possiamo parlare, e guardi che non è una mia forzatura, non lo dico perché De Luca è Salerno, il sindaco, lo sanno tutti, questa è la mia vita. No, perché è la verità. Lucida Artista è un evento che ha un successo economico e turistico straordinario. Il fine settimana scorso noi abbiamo fatto, l'ha fatto l'assessore Maraio, un sondaggio fra tutti i nostri albergatori, c'era il tutto esaurito. Sì. C'era il tutto esaurito. Quei 25-30 operatori turistici che sono venuti a Salerno in occasione dell'inaugurazione di Lucida Artista, alcuni di questi non hanno trovato posto negli alberghi della città e sono andati fuori Salerno. Così come già oggi tanti gruppi di turisti riempiono gli alberghi di tutto il territorio, non della città di Salerno. Allora abbiamo il tutto esaurito e abbiamo prenotazioni già per Natale, per Capodanno, e poi avremo un rilancio, perché alla vigilia dell'Immacolata poi accendiamo l'albero a Portanova, sì. Le renne, la composizione natalizia a Pasten, a Largo Prato, poi credo anche a Torrione, la slitta, cioè gli elementi un po' più di festa di Natale che ci saranno in città, e quello rappresenterà un altro lancio ulteriore per il turismo nella nostra città e, lo ripeto, nella nostra provincia. E poi la metropolitana, ovviamente, che è stato un successo che è andato al di là di qualunque aspettativa e di qualunque più rosea previsione. Ormai c'è gente che la macchina la lascia tranquillamente a casa, ha proprio cambiato la propria esistenza, non c'è niente da fare, cambia tutto. Ed è una cosa che mi consentirete di rivendicare, perché per i sacrifici che ci è costata quest'opera e per il lavoro che ho dovuto fare negli ultimi mesi, veramente è una cosa che non può non riempirmi di grande soddisfazione. Beh, le abitudini sono cambiate sicuramente, ciò che non cambia è invece l'abitudine a stare con noi giovedì prossimo. Ha nominato Capodanno, glielo chiedo velocemente, come sempre ci sono tanti nomi, anche perché insomma ci si aspetta sempre qualcosa di molto bello. Avete già deciso o avete già avuto conferma su chi sarà l'artista o gli artisti che avremo sul palcoscenico il 31 dicembre a Salerno? No, sinceramente no, si sta valutando, l'ufficio cerimoniale del comune sta valutando le diverse offerte che ci sono arrivate, e ovviamente se fossimo in altri tempi io farei venire Laura Pausini, è la mia fissazione, la porterò a Salerno, ci riuscirò, però Laura Pausini sono 700-800 mila euro, e non li prendiamo con questi chiari luoghi. Ce la vedremo in cartolina. Laura Pausini. Dovremo trovare un punto di equilibrio fra le risorse a disposizione e gli artisti che possiamo portare con le risorse che abbiamo. E poi bisogna fare come sempre un minimo di valutazione sul tipo di artista. Si possono fare un po' due scelte fondamentalmente: o una scelta più rivolta all'area giovanile, o una scelta più rivolta, diciamo, alle famiglie. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa un po' tutta tagliata sui ragazzi, Alex Britti. Ma sa, sindaco, è piaciuto molto, Britti e Grignano sono piaciuti molto anche a chi non è proprio ragazzino, quindi alla fine la scelta è andata bene. Sono due grandi artisti, diciamo. Sì, 300.000 presenze. Però parliamo chiaro, ormai il Capodanno in piazza Salerno è diventato un evento nazionale. Detto con molta franchezza, la piazza sarà gremita in ogni caso.
anche se mi metto io sul palco e mi faccio guardare. Un po' di depressione iniziale, però alla fine la gente viene comunque. Okay. Vabbè, questo ha ragione. Magari se canta una canzone, cioè, di Laura Pausini. Artista ovviamente è un incentivo in più, ma parliamoci chiaro, è la festa che ormai è diventata un po' tradizione per tanti. Non... Insomma, senza sapere ancora quale sarà l'artista. Sindaco, abbiamo conosciuto una visione, diciamo, anche particolare di De Luca, fan di Laura Pausini, quindi insomma... Diciamo che è fan di Laura Pausini, sono in compagnia di persone. Metà della popolazione italiana. Perfetto. Una grandissima artista, splendida donna, sì. Sarebbe veramente una cosa bella. Per la verità le dico anche questo, noi avevamo pensato a Laura Pausini per l'inaugurazione di Piazza della Libertà. Però, l'edizione, però. Poi abbiamo perduto un po' questi mesi, lì dovremo pensare a un evento nazionale per lanciare, perché poi è chiaro che quella piazza era pensata anche per i grandi eventi, per avere un luogo che consentisse anche riprese televisive di grande bellezza, e quindi era un ulteriore rilancio di immagine turistica, di possibilità turistiche, certo. Vabbè, un po' di pazienza. Beh, guardi, sindaco, le do questa chicca, siccome l'anno prossimo c'è, come lei sa, immagino, il mondiale di calcio in Brasile, pare che Shakira sia stata per la seconda volta scelta a fare la canzone del campionato mondiale, chissà che magari non voglia fare promozione, venga a Salerno a cantarla, magari in Piazza della Libertà l'anno prossimo. Lei l'ha detto così, credo, senza riferimenti a noi, ma le posso dire che per Piazza della Libertà avevamo valutato anche Shakira. Oh, che meraviglia! Solo che ha questa visto? Signorina che viaggia sopra il milione di euro. Immaginiamo. Rispetto per Shakira, pure dove sta, sindaco, noi ci ritroveremo giovedì prossimo, naturalmente sperando poi di avere anche certezze sui nomi. Nel frattempo avrete deciso, al di là di tutti quelli che abbiamo dato, chissà. Laura, se ci stai ascoltando, fai un piccolo sconto al comune di Salerno, perché magari, insomma, ecco, ti aspettiamo con gran piacere. Sindaco, grazie, buona fine settimana. Grazie a lei, agli ascoltatori.